L'arte del Vangelo presenta questa settimana alcune opere ispirate alla parabola del fariseo e del pubblicano. La prima opera è di Johann Jakob e Franz Anton Zeiler. È la parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio, realizzata attorno al 1750 e che si trova nell'abbazia benedettina dei santi Alessandro e Teodoro a Ottebeuren, un piccolo paese della Baviera in Germania. E questa settimana, commentando una parabola che riguarda due persone, presento opere realizzate da due parenti. Johann e Franz Zeiler erano cugini, vissuti però di fatto come fratelli, visto che il padre di Johann, che aveva già 10 figli, accolse tra i suoi anche il piccolo Franz, rimasto presto orfano di entrambi i genitori. Pittori del rococò austriaco hanno lavorato anche in Alto Adige. L'abbazia di Ottebeuren è stata fondata nell'VIII secolo, modificata più volte ed è una delle massime espressioni del barocco in Germania. Nell'affresco vediamo il pubblicano che si inginocchia in atto di umiltà di fronte alle tavole della legge esposte nella sinagoga. Al contrario, il fariseo, riccamente vestito, armato di spadino alla cintura, si compiace con Dio di non essere un peccatore come gli altri. La sua mente, come lo spadino che porta, taglia le persone ingiusti e peccatori, inorgogliendosi di essere dalla parte giusta. Ma chi lo muove in realtà è Satana, caratterizzato come sempre da una estrema ambiguità. Ha ali colorate, quasi come gli angeli, ma piedi caprini. Ha in mano un forcone, ma anche delle morbide e colorate piume, con le quali solletica l'amor proprio del fariseo. Altre piume agghindano in modo grottesco la fronte. La vera arte non si limita a una didascalia dei passi evangelici, ma sa inserire elementi che magari nel testo non ci sono e che però lo fanno parlare in profondità. Per gli Zeiler, ad esempio, il pubblicano non si è fermato a distanza, come narra il Vangelo, ma anzi è quello rappresentato più vicino alla Torah, cioè all'autentica legge del Signore. Il fariseo invece sta scendendo la scala, allontanandosi, quasi seguendo un cane che ci guarda con fare maligno e assai poco rassicurante. Anche l'altra opera è di due fratelli, i fratelli Dirk e Wouter Krabet, intitolata anch'essa Parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio, è stata realizzata tra il 1555 e il 1571. Si trova nella chiesa di San Giovanni Battista a Gouda, in Olanda. I fratelli Krabet sono stati celebri pittori olandesi attivi attorno al 1560. Le vetrate della chiesa di Sint-Jangeskerk, cioè San Giovanni, patrono di Gouda, sono il loro capolavoro. Sono talmente belle che al tempo della Riforma e delle guerre di religione, la folla inferocita che assalì la chiesa saccheggiandone il contenuto le lasciò miracolosamente intatte, turbata dalla loro bellezza. Divenuta chiesa protestante e di conseguenza proibita la pratica del cattolicesimo, le vetrate sono quindi rimaste una delle poche presenze iconografiche non cancellate nelle chiese dai nuovi culti. Durante la Seconda Guerra Mondiale vennero attentamente protetta
e la Chiesa a sua volta offrì protezione a 2.800 persone la notte del 10 novembre 1944. Sono state aggiunte anche vetrate recenti, dedicate alla liberazione dall'invasione nazista e alla libertà di culto. La porzione di vetrata a cui proposta mostra il pubblicano consapevole dei propri peccati, tanto che non osa neppure alzare gli occhi al cielo e confida nella misericordia divina. Una misericordia che traspare dai colori deposti sul vetro e riscaldati dal sole. La chiesa di Sint-Jangeskerk ci ammonisce con le sue vicende travagliate sulla follia delle guerre, specialmente se osano ammantarsi di motivazioni religiose. C'è stato un periodo in cui protestanti e cattolici erano convinti ciascuno della propria superiorità morale ed evangelica e bollavano l'altro come un peccatore e un eretico. Oggi, drammaticamente, qualcuno ripropone questa divisione, la spada del fariseo nel primo affresco, anche nel mondo ortodosso. Sono tante le chiese distrutte nel mondo, come a Mariupol in Ucraina. Dovremmo meditare sulla lungimiranza di chi invece risparmiò le vetrate dal saccheggio del 1572, chi le protesse dai bombardamenti del 1944, chi è consapevole che la persona umana, e leggo tra virgolette, ha il diritto alla libertà religiosa, come si esprime il documento Dignitatis Humanae redatto dal Concilio Vaticano II. La Chiesa, come accadde per i 2800 a San Giovanni, è fatta per essere luogo di accoglienza e protezione di ogni essere umano. Puoi leggere questa parabola nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, versetti 9-14.